Amici sportivi, buon pomeriggio dallo stadio Elvia Recina di Macerata. È la 25esima giornata, decima di ritorno del campionato di promozione Marche, girone B. Si affrontano quest'oggi l'HR Maceratese, maglia consueta bianco-rossa, e l'Atletico Ascoli in tenuta bianco-celeste. Gara diretta di oggi dal direttore di gara, il signor Alessio Ercoli di Fermo, coadiuvato dagli assistenti Stefano Allievi e Simone Tidei. È un match delicato, delicatissimo in realtà, per la classifica di entrambe le formazioni. Un HR Maceratese dà l'avvio al match in questo preciso istante. Questa rimessa laterale, cerca lo scambio poi con Mongello, ancora Ridolfi, vince il duello fisico, appoggia poi su Severoni, arriva Severoni, il destro! Leo Severoni! Vantaggio dell'HR Maceratese, minuto 24, ed è ancora lui, Leonardo Severoni, a sbloccare la situazione. Gran giocata però di Ridolfi, che si è creato lo spazio, la solida invenzione di Ridolfi e il gran gol di Severoni. Ancora Ridolfi qui, resiste, appoggia su Campana, cerca il pallonetto ed è un gol pazzesco! È un gol pazzesco di Andrea Moriconi! Il raddoppio dell'HR Maceratese al 27esimo minuto. Altra giocata pazzesca di Ridolfi, che si porta a spasso mezza difesa avversaria, appoggia su Moriconi che va di pallonetto mettendo il pallone alle spalle di Albertini. Un gol bellissimo, ma è di nuovo Ridolfi ad accendere la luce. Il rilancio profondo di Tomba, Ridolfi qui è in posizione regolare, addomestica un pallone difficile Ridolfi, va a puntare Serafini, ancora Ridolfi cerca di andarsene, passa contro Serafini, Ridolfi messo giù, calcio di rigore per l'HR Maceratese. Parte Mongello con il destro e sono tre, minuto 34, Carlo Mongello mette la firma su questo primo tempo straordinario dei biancorossi. Tutto pronto per l'inizio della ripresa qui all'Elvia Recina. Si riparte dunque dal 3-0 maturato nel corso dei primi 45 minuti in favore dei biancorossi di mister Moriconi. Un primo tempo assolutamente splendido, quello dell'HR Maceratese, che ha concesso poco o nulla alla quotata avversaria odierna, e il controllo a seguire di Massini, ottima l'iniziativa qui di Massini, poi Ridolfi lancia Mongello con un gran pallone, Mongello in aria, Mongello! Il gol del 4-0! Arriva il contropiede vincente al minuto 54, la doppietta di Carlo Mongello e sono 13. Analisi tattica e premonitrice la nostra. Atletico Ascoli molto sbilanciato necessariamente, gioco forza in avanti, passato da Gassama, allora attenzione alla ripartenza, Gassama, la conclusione, il pallone in rete, il gol dell'Atletico Ascoli con Gassama, anche se in realtà il gioco è stato pallone che però non viene allontanato. Allora Mongello, attenzione Mongello, la parata da parte di Albertini e poi qui il tocco all'indietro, calcio di punizione indiretto per i biancorossi. Cosa proverà ad inventare Mongello qui? Riesce Gassama in anticipo dalla barriera, parte Mongello ed è il 4-0, o meglio il 5-1, la tripletta di Mongello. Gran gol di Mongello. Sono 5 le segnature dell'HR Maceratese al minuto numero 63, la tripletta di Mongello. Quello, scusa, la mia memoria da quasi 80 anni era quello che giocava con la Maceratese. Parte Moriconi! L'arcobaleno
in un pomeriggio di sole all'Elvia Recina, Andrea Moriconi, grandissimo calcio di punizione, davvero un gol straordinario del centrocampista biancorosso, 7 centri per lui in questo campionato. Gol meraviglioso di Moriconi, un risultato del genere. Intanto De Marco, la palla oltre la linea di fondo, c'è il calcio di rigore, calcio di rigore per l'Atletico Ascoli, deviato con un braccio il destro del neoentrato De Marco. Sul pallone va la conclusione, il gol del numero 18 Tarli, dunque all'88esimo minuto dal dischetto. Tarli accorcia le distanze ai playoff. Gassama e la grandissima parata di Tomba che si prende la sua fetta di gloria in questo pomeriggio, azione comunque invalidata dal fuorigioco, resta però il grande intervento sul piano tecnico e stilistico del... Finisce dunque 6-2. Ringraziamo per la parte tecnica Foto Sisidori e per il consueto commento tecnico e di esperienza Enrico Maria Scattolini. Ribadiamo il risultato: HR Maceratese batte Atletico Ascoli 6-2. Le reti nel primo tempo di Severoni, Moriconi e Mongello per i biancorossi. Nella ripresa ancora una doppietta di Mongello, il punto definitivo da parte di Tarli e Gassama per la formazione ospite. Finisce dunque 6-2. Dalla voce di Andrea Angeletti è davvero tutto, appuntamento a sabato prossimo, Porto San Giorgio, 26esima giornata, San Giorgese, HR Maceratese. Carlo Mongello, oggi ti porti a casa meritatamente il pallone della partita grazie alla tripletta. È arrivata una vittoria importante contro un avversario molto quotato come questo Atletico Ascoli. Un risultato che definisci come, Carlo, dopo questo 6-2, viste anche le ultime due prestazioni non esaltanti della Maceratese? L'aspetto mentale, l'aspetto tattico, che cosa secondo te sta un po' frenando questa squadra? Allora, come ho detto già prima, se noi giocavamo tutte le partite così sicuramente avremmo, il campionato sarebbe stato nostro fin dalle prime partite. Sicuramente sotto l'aspetto mentale, noi se giocassimo tutte le partite così non ci sarebbero rivali. Purtroppo ci ritroviamo ora a dover combattere per la posizione migliore per i playoff. Noi, come ho già detto in precedenza, io sono venuto a Macerata e anche altri giocatori come ecco, Giacomo, Severoni, tanti, tutti quanti per andare in eccellenza. Noi la categoria nostra non è questa, non è nemmeno l'eccellenza, sarebbe altre categorie, quindi ecco, noi giochiamo per fare l'anno prossimo, per disputare l'eccellenza. E comunque voglio ringraziare tutta la squadra per avermi permesso di fare 3 gol e di portare a casa la palla. Un finale che vi vede protagonisti comunque alla caccia a questo punto del secondo posto, è quello ormai l'asticella piazzata sulla classifica. Ci saranno però partite molto ostiche da affrontare su tutte Chiesanuova e Aurora Treia. Ostiche perché? Perché sono quelle avversarie su quei campi dove questa Maceratese storicamente quest'anno ha sempre fatto qualche fatica di troppo. Sicuramente noi facciamo più bella figura con le squadre, quelle partite più difficili, basta vedere Civitanova, basta vedere ecco, Atletico Ascoli. Però tutte le partite sono partite difficili, noi dobbiamo fare il massimo da qui alla fine e ecco, come ho detto, andare in eccellenza, basta, non ci sono altri risultati da qui alla fine. Mister Filippini, decisamente un brutto pomeriggio quest'oggi per il tuo Atletico Ascoli qui a Macerata, quarto confronto con i biancorossi e quarta sconfitta, c'è un po' un sortilegio contro questa squadra, ma davvero oggi credo tu possa salvare ben poco della prestazione dei due ragazzi. No, 3 sconfitte, 1 l'abbiamo vinta. Chiedo scusa. Comunque sia, sì, la responsabilità quando succedono queste cose, queste prestazioni qui è dell'allenatore, me le prendo tutte, evidentemente non l'abbiamo preparata bene, non sono stato in grado magari di mettergli quella cattiveria giusta per affrontare certe partite. Siamo andati un po' in bambola subito quando abbiamo preso quell'1-2 e da una squadra un po' forte come la mia magari non me l'aspettavo che poi mollassimo così. Però guarda, sono convintissimo che questa lezione ci servirà da lezione e ripartiremo più forti di prima, perché la mia squadra ha sbagliato questa partita e ha sbagliato mezzo tempo la prima giornata a Chiesanuova, quindi
sono proprio con massima fiducia nei ragazzi e già da sabato sono convinto che ripartiremo. L'obiettivo primo posto diventa chiaramente a questo punto molto complicato, come per la Maceratese vale il discorso per voi, l'obiettivo resta conservare la seconda piazza che darebbe comunque un grosso vantaggio in vista degli spareggi. Io sono 7-8 mesi che parlo sempre di che dobbiamo fare il massimo, il primo posto noi non abbiamo mai parlato, il massimo poteva essere anche il primo posto, non lo so, però anche ora adesso ci sono 5 partite e dobbiamo fare il massimo, poi vediamo alla fine dove arriveremo. Giuliano Falco, oggi al rientro dopo un periodo sul piano personale decisamente difficile con l'infortunio che ti ha un po' frenato nel tuo inserimento, è arrivata finalmente una vittoria importante non solo per il risultato, credo, ma soprattutto per la prestazione, perché la città esigeva una prestazione diversa da questa squadra dopo gli ultimi risultati un po' altalenanti sul piano appunto del gioco. Sì, per quanto mi riguarda purtroppo ho avuto questo brutto infortunio che non mi ha permesso di aiutare la squadra e colgo l'occasione per ringraziare tutto lo staff tecnico qui, la dirigenza che mi ha aiutato. E adesso purtroppo sì, adesso è stato un periodo così per noi, questa prestazione ci aiuta per andare avanti per la fine del campionato e se ci toccano i playoff affronteremo i playoff in questo modo. Un risultato importante, qualcosa nella 3 di Guascoli non ha decisamente funzionato, ma siete stati bravi voi ad imporre subito ritmo e gioco, quell'1-2 micidiale al ridosso del 25esimo minuto ha un po' tagliato le gambe agli avversari. Ma noi se giochiamo con questa intensità e con questa voglia penso che le altre devono avere solo paura di noi. Adesso dobbiamo continuare così, dobbiamo avere continuità nei risultati, non so quante partite mancano, 5-6, cercare di fare più punti possibili, vedere dove arriviamo e poi ci ripeto, si iniziano i playoff, ci prepariamo per i playoff per cercare di dare una gioia a questa città.